E siamo live qua con Fiore oggi. Grazie Bravo! mille per essere qua e grazie a voi Grazie per l'attesa. Scusate, c'è stato qualche problema tecnico. Non sono ancora abituata a fare le live con un'altra persona, quindi abbiamo sbagliato una cosa e sempre così. Tra l'altro, siamo tipo invertite. Io sono arancione sotto e nera sopra, e tu il contrario. È vero, mio Dio, questa cosa è fantastica, non ci sono nemmeno messi d'accordo per Non farlo. avevamo calcolato, no? Fantastico. Chi è che dice manca un minuto? Voi mi vedete, giusto per sapere, perché... Ok. Ciao belle, ci dicono. Quindi, in teoria, tu vedi i commenti, Fiore? No, io vedo solo la nostra schermata della chat, però magari se apro il tuo canale YouTube e metto il video della live, lo silenzio e riesco a vedere i commenti. O Se se no, vuoi te li leggo io, come preferisci. forse sì, è meglio. Ok, come stai? Oggi Allora, giornata dura per entrambe. avrò un po' schifo essere femmine. Purtroppo abbiamo tutte e due il ciclo nello stesso momento, è bello essere coordinate a distanza, però... Coordinatissime sempre, Shanti, questa cosa è fantastica. No, comunque, Shanti, tu mi devi spiegare. Sì? Allora, io sono entrata nel fantastico e favoloso mondo di YouTube esattamente da 1 mese e 2 settimane e tu Ok. mi devi spiegare come fai a farlo da così tanto tempo, come fai a non essere già tipo boh, implosa e aver distrutto tutto. Cioè, già solamente l'ansia che mi mette il dover riuscire a finire di montare il video per tempo, per riuscire a... Oddio, è terribile. Questa settimana è stata la prima volta che invece sono riuscita... Prendertela un po' più tranquillamente. Sì, sebbene tipo era Michele che aveva l'ansia per me, diceva, ma sei sicura che ce la facciamo? Ma non vuoi che venissimo a montarlo adesso? Ma sei sicura? Diceva, sì, mi manca solo l'intro. Ma sei sicura di fare l'intro mercoledì mattina? Cioè il video deve uscire alle 3, ma sei sicura che ce la fai a finire di montare? Panico, ok. Panico, sì. E ti volevo chiedere, ma tu come fai a riuscire a farne così tanti durante la settimana? Perché se non sbaglio tu ne pubblichi due a settimana Adesso. e poi fai anche la live, quindi c'è anche una cosa in più. Non so come tu faccia, mi devi svelare tutti quanti i tuoi segreti, ma soprattutto come fai tipo a riuscire a prepararti per tempo? Perché io non riesco ancora ad avere tipo uno scarto di anticipo, cioè continuo solo a finire il video. La cosa bella è che si è rivelata, dovevo io intervistare te, ma è diventato il contrario, mi piace. Allora, a proposito di implodere, io sono implosa varie volte in questi anni, non credere che sia filato tutto liscio, assolutamente no. Penso che il momento in cui me la sono cavata meglio è adesso con Alberto, perché comunque io mi occupo di scrivere i video, li giro, però lui mi aiuta dal lato tecnico e lui li monta adesso. Quindi essere in due... È molto più semplice. Quindi quanto è bello poter contare sui nostri compagni, volevo dire, quanto è bello poterli sfruttare, però in realtà no, ci sono... Michele proprio fa parte anche poi dei miei video, parliamo un sacco, cioè facciamo proprio le cose insieme. È diverso avere un supporto così. Cioè, quando dovevo farli da sola, cioè, è duro anche adesso perché comunque continuare a sfornare contenuti non è affatto facile, ma avere qualcuno, cioè, ti cambia tutto. È anche proprio più divertente secondo me metterti a Sì. lavorare qualcosa perché è bello poterne parlare, avere uno scambio di idee, dire ah ma quest'altro devo fare questa cosa, cioè diventa un nuovo progetto creativo da condividere. È vero, è vero. Ascolta, prima di risponderti bene a questa domanda, visto che ho visto che alcune persone non sanno chi sei, che lavoro fai, cominciamo con magari con una presentazione un po' per chi non ti conosce. Va benissimo, si vede Shanti che tu sei una professionista. Allora, ciao a tutti, adesso tipo l'alcolisti anonimi, mi chiamo Fiore e sono una scrittrice di romanzi per ragazzi, ho condotto per un bel po' di anni ormai un programma abbastanza conosciuto per ragazzi sui canali di De Agostini Super, il programma si chiama Camilla Store. Infatti molti chiedono se lo fai ancora. Ah, no, non lo faccio più da 4 anni, ovvero da quando ho quittato e per inseguire i miei sogni, ovvero diventare una scrittrice. Infatti, il tema di oggi dovevamo parlare di felicità e successo? Quello è un po' l'argomento che a me piace trattare nelle live, poi vedremo dove ci porta il cuore.
Benissimo. E che altro? Ho aperto adesso da un mese e due settimane il mio canale YouTube, quindi per favore iscrivetevi. In ogni caso trovate il link qua sotto, anche al suo Instagram, che è bellissimo. No, grazie. E, infatti io sono sempre stata per lo più attiva. Oddio, in realtà solo da 2 anni che seguo, mi piace molto seguire Instagram, perché comunque la fotografia e il photo editing sono il mio hobby, la mia passione, quindi su Instagram mi sfogo. Esatto. E direi tutto qua. Sì, sono una scrittrice per ragazzi, nel caso non l'avessi detto. Qualcuno chiede che studi hai affrontato, se hai fatto moda. Ah, sì, ho fatto moda e ho frequentato l'Istituto Europeo di Design con una borsa di studio, perché anche all'epoca ero molto povera, non potevo permettermi un'università privata, però per fortuna appunto c'era la borsa di studio e l'ho vinta, quindi ho potuto studiare lì all'università. E prima di fare quello ho fatto 6 mesi buttati alla Sapienza, in cui ho studiato giapponese. Perché il mio malvagissimo piano iniziale, quando tipo ero piccola, avevo 19 anni, era tipo: ah, io adesso mi metto a studiare giapponese, studio, cioè mi prendo una laurea velocissima e poi vado a studiare moda in Giappone. E non è andata così. Un attimo. Però sarebbe stata anche una strada interessante, cioè chissà. Allora, in realtà poi una mia carissima amica lo ha fatto, cioè lei ha studiato giapponese a Pisa, e si è poi trasferita, ha fatto la Bunka Gaikan, che è una scuola di moda molto molto famosa, cioè per farvi un esempio è quella da cui Hayazawa ha preso ispirazione per fare la scuola di Gokinjo Monogatari e poi Paradise Kiss. Okay. E il problema è che non è tanto su quello che ti insegnano, ma quanto la mentalità lavorativa giapponese. Ovvero, io ho avuto un mio amico giapponese che ha studiato moda al Polimoda di Firenze, ha lavorato poi per Mango in Italia, se non sbaglio, e quando poi è tornato in Giappone non lo prendevano negli uffici stili giapponesi, perché dicevano: no, tu hai studiato moda in Italia, tu hai una mentalità italiana, dal punto di vista lavorativo non puoi lavorare con dei giapponesi anche se sei giapponese. E la stessa cosa, in pratica al contrario, anche la mimica, cioè hai studiato in Giappone, puoi lavorare solo in Giappone perché hai quella mentalità e va bene. Io ho lavorato anche in un ufficio stile in Italia, per pochissimo, ho lavorato da guest, poi mi sono licenziata. E cioè, è un lavoro d'ufficio duro, cioè se tu vuoi studiare, cioè se vuoi fare la stilista e lavorare per un brand, fai quello e basta. Cioè, okay. È quello. Io Mi confonde la cosa della mentalità, cioè cosa intendi? Com'è la mentalità giapponese in questo senso? Allora, i giapponesi ci reputano comunque molto pigri. Ok. Ma tipo, nell'ufficio stile moda, tipo, non è assolutamente così, tipo, le cose devono essere pronte per ieri. E ok. Sicuramente, cioè, è un lavoro veramente molto, molto, molto impegnativo, cioè... Io ho tuttora un mio carissimo amico che era mio ex compagno di università, che siamo entrati da guest insieme. Io ero stata presa per fare l'assistente al head designer uomo, perché io mi sono specializzata poi in moda uomo all'università. E mentre invece il mio amico Daniele era entrato per fare il grafico. Mm-hmm. E lui è rimasto, si è fatto proprio una carriera fantastica, si è occupato poi del bambino, dell'intimo donna, adesso è capo proprio ancora al bambino. E, però cioè, lui fa solo questo, entra in ufficio alle 8, stacca alle 10, il weekend lavora, ed è un lavoro che se ti piace ti dedichi solamente a quello. Quindi il motivo per cui mi sono licenziata quando lavoravo da guest, a parte che era proprio da poco morto una mia amica, ed era la prima volta che comunque moriva, cioè, moriva una persona che conoscevo che non fosse una nonna o comunque una persona anziana o qualcuno che è morto dopo una lunga malattia. Tra l'altro è morta investita da una macchina mentre tornava da casa mia da una festa, quindi tipo super mega sensi di colpa, perché stava tornando a casa, l'avevo invitata, eccetera. E mentre stavo là in ufficio ho cominciato a pensare a lei e al fatto che lei aveva passato tutto il suo ultimo mese di vita chiusa dentro casa a studiare per un esame di giapponese che poi non aveva nemmeno dato. E quindi ho pensato: ok, sono in questo ufficio stile in cui dovrò fare una gavetta per almeno tipo 5 anni, in cui non potrò prendere mai ferie, in cui dovrò fare
cioè sarò proprio l'ultima arrivata alla stagista, c'erano due ragazze che stanno lì da 2 anni, stanno facendo ancora quello che stavo facendo io, tipo colorare le messe in piano di maglioni, cose del genere. E in più ero fuori Roma, perché mi ero dovuta trasferire a Firenze, facevo la pendolare, spendevo tantissimi soldi perché dovevo tenermi sia la mia casa a Roma, sia pagarmi la casa a Firenze. E naturalmente mi davano tipo 0 soldi. E proprio lì ho fatto, ok, ma è davvero questo il lavoro che voglio fare? Cioè, a parte che nell'ufficio stile c'erano tantissime persone fra me e il prodotto finito. Cioè, a me la cosa che mi piace della moda è la progettazione dell'abito. Cioè, proprio è la cosa che mi è sempre uscita meglio, è la cosa che mi interessava di più. E quindi mi sarebbe piaciuto molto di più lavorare magari in un ufficio stile di un marchio molto più piccolo, con meno persone, piuttosto che stare in una macchina così tanto grande. Okay. E lì proprio ho pensato, ok, ho paura che così spreco il mio tempo, cioè rimango a lavorare qua per poi, sì, fra 5 anni guadagnare 7.000 euro al mese, cioè ma che senso ha poi guadagnare anche così tanto se passi tutto il tuo tempo al lavoro, non hai tempo per poter stare con la tua famiglia, con la persona che ami, con i tuoi amici, cioè preferisco magari fare un lavoro in cui guadagno molto 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 meno, però mi permette proprio di vivere e di godermi il presente. E quindi direi che in realtà questo è quello che mi ha fatto proprio un po' cambiare tutta quanta la mia mentalità. Non so come sono arrivata a parlare di Giulia, tipo, No, figurati, cioè, in realtà penso di capire. Hai forse... Sento il mio rimando? No, io non sento... Tu non mi senti? Raddoppiata? Cioè, no, doppiata no. Tu ti senti... No. Forse devo mettere le cuffie. Vuoi che provo a mettermi le cuffie? Aspetta che le prendo io. Scusa l'interruzione. No, figurati. L'altra volta non mi succedeva. Vediamo. Allora. Ok. Penso che in realtà così ci possiamo ricollegare al tema del successo e della felicità. Assolutamente. Lo sento comunque il rimando, mannaggia. Aspetta, vado a prendere io le cuffie. Ok. C'è un po' di eco, sì, vedo che lo sentivate anche voi. Ho visto qualcuno dire tipo, perché voleva andare in Giappone, la moda in Giappone è bruttissima, una cosa del genere, o comunque bizzarra. Allora, io in realtà ho conosciuto Fiore proprio perché ai tempi seguivamo tutte e due la moda Lolita, e quindi per me lei era... te l'avevo già detto, né, Fiore, che ti ritenevo la Lolita che ce l'ha fatta. Sì. No, ma cioè, in Giappone, allora, dovete sapere che ci sono tantissimi brand che non sono conosciuti, ma sono in realtà molto, molto conosciuti, tipo Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, sono degli stilisti fantastici e pazzeschi, però sono poco conosciuti. Okay. Però la moda giapponese in realtà è interessantissima. La moda giapponese non è così orrenda, dicono. Grazie, sì. Sono d'accordo. Comunque, tornando a quello che stavamo dicendo. Sì. Penso che quando sei confrontata a un'esperienza di questo tipo, ti fa mettere tutto in dubbio, perché ti dici magari, poteva succedere a me e... Sì. Che cos'è stata la mia vita fino adesso? Cioè, se non adesso, potrebbe succedermi tra un mese, tra un anno, cioè, ti chiedi proprio cosa farò con il resto dei miei giorni per far sì che valgano la pena, nel senso... Esatto. E lì quindi che cosa hai realizzato? Cos'era la cosa che ti chiamava? In quel momento erano semplicemente i miei affetti, quindi la persona con cui convivevo, che avevo lasciato a Roma, e la mia famiglia. E proprio ho pensato, alla fine i soldi sono stupidi, ti servono solo per comprare le cose, per vivere meglio, ma la cosa più importante in assoluto è la salute. Cosa che poi ho, diciamo, anche riscoperto. Non so se te l'avevo raccontato che ho avuto quella malattia autoimmune al pancreas, quindi anche quello è stato di nuovo un'altra rivoluzione. Tipo, ogni tot di anni ho queste epifanie terribili che rimetto. Che ti riportano sulla giusta strada, tipo. Esattamente.
E, no, però lì proprio ho pensato, ma io cioè, voglio essere felice e voglio magari appunto scegliere un lavoro che sia un pochino più adatto a me. Perché alla fine la cosa che mi piaceva tanto del mondo della moda era la parte creativa, cioè proprio appunto la progettazione delle collezioni. Quindi se tu mi metti in ufficio stile, mi dici guarda, devi disegnarci tutta quanta la collezione, lo faccio tranquillamente. Il problema è che ci sono poi tutta un'altra serie di cose poco carine, cioè i colleghi erano veramente terribili, erano disposti a pugnalarti alle spalle pur di avere una promozione o anche semplicemente di farsi notare con il head designer. E questo genere di cose purtroppo io l'ho trovata anche poi nell'ambiente della televisione ed era proprio è una roba che non mi appartiene e che mi mette veramente tantissima ansia e proprio mi fa star male, non mi fa star serena. Per cui infatti quando poi ho deciso di smettere di lavorare in televisione e mi sono buttata a fare quello che volevo fare davvero, sempre è successo poi quando avevo avuto la malattia autoimmune al pancreas e ho detto ah, basta, devo provare a fare la scrittrice, è sempre quello che ho desiderato fare. Vedi, è l'universo che continuava a dirti, guarda, sì. Se non capisci ti do un'altra malattia. Esattamente. E da quando effettivamente ho iniziato a fare quello che volevo fare, ovvero scrivere, è tutto meraviglioso, proprio ho scoperto che esistono delle brave persone, delle persone sane a livello proprio di ambiente lavorativo, cioè nel mondo letterario proprio mi piace tanto. Ci sono naturalmente, cioè gli scrittori sono un po' delle prime donne perché... Cioè, comunque gli scrittori vogliono che tu gli dia dei soldi per leggere quello che hanno scritto, quindi comunque sono un po' cochi in partenza. Okay. Però è proprio un ambiente così creativo, così stimolante, non c'è per niente competitività, e invece è un volersi aiutare e condividere proprio le proprie storie, le proprie idee, è veramente un mondo bellissimo e lo dico sempre che tipo il mio matrimonio con Rizzoli è così felice, io sono così felice di stare con loro finalmente dopo tipo mille soprusi che ho subito in televisione, adesso mi sento proprio così felice e soddisfatta. Sì. Probabilmente lo apprezzi ancora di più proprio visto quanto male è andata prima, nel senso... Sì, esatto. Cioè, male a livello umano, purtroppo. Giusto, magari, per chi non sa che cosa hai scritto, se vuoi parlare un po' di Jack... O... Allora, ho scritto adesso due romanzi di genere fantastico per ragazzi, quindi se vi piace... un po' lo stile tipo alla Terry Pratchett, alla J.K. Rowling, Roald Dahl, è il genere che potrebbe fare per voi. Adesso sto lavorando ad altri due romanzi, un altro sempre di genere fantastico e l'altro invece di narrativa, però no, di quelli non posso parlare ancora. E mille cose, peccato. E poi invece tipo lavoro anche come ghostwriter, e ho lavorato al magazine. Sì, ho lavorato al magazine di Baby Yoda che uscirà per Disney Global, che è la Disney mondiale. Quindi, tipo, quel lavoro che ho scritto verrà pubblicato tipo in America, in Italia, in Germania, in Francia. Wow. È super figo, sì, fighissimo. Cioè, tipo, ho scritto una cosa per Star Wars, e tipo wow! e poi ho scritto anche due picture book per Natale, sempre per Disney Global. Queste sono proprio le ultimissime cose. Che bello! Sì, grazie. Allora, io di quello che hai fatto ho letto solo Jack, ma quello, cioè, nonostante io abbia 30 anni, secondo me è una lettura veramente piacevole per chiunque. Quindi, grazie. Assolutamente. Ma sì, che è quel genere di romanzo che è un pochino poi adatto a tutti, perché ha una scrittura stratificata, quindi se tu hai... 14 anni capisci delle cose, se ne hai 30 ne capisci delle altre, se sei un po' più piccolo altre ancora. È vero, è verissimo. C'era una persona che chiedeva, io amo scrivere, è la cosa che mi rende più felice, ma non so come muovermi, so soltanto che sono nata per scrivere storie, hai qualche consiglio? Allora, non scrivere a Salani. Io sono capito, non scrivere? A Salani. Okay. Allora, così. Io ero partita con l'idea, per farmi coraggio, che la Rowling è stata rifiutata tipo 14 volte. Quindi ho detto, ok, io posso accettare 14 no. Li posso sopportare perché li ha avuti anche lei. Allora,
Questo è proprio, io non sapevo minimamente che cosa fare nel mondo dell'editoria, non sapevo proprio da che parte iniziare, quindi sono andata sul storia. Esatto, avevo il mio manoscritto già finito, questo era nel 2014 perché era proprio la prima stesura del romanzo. Sono andata sul sito di Salani, ho cercato la loro mail e gli ho detto salve, ho scritto un romanzo e gliel'ho inviato e loro mi hanno risposto grazie ma non ci interessa. Però era tipo la mail preimpostata. E perché poi dopo ho scoperto che esistono le agenzie letterarie. E là tipo si è aperto un mondo sul mondo dell'editoria, perché naturalmente, come ho fatto io che ho scritto a Salani, ciao Salani, io ho un romanzo, lo vuoi leggere? Lo fanno tipo altre migliaia di persone ogni giorno, a tutte quante le case editrici. Quindi le case editrici naturalmente vorrebbero leggere il materiale che gli viene inviato, ma è talmente tanto che non ce la fanno. Quindi, e qui entrano in gioco le agenzie editoriali, ovvero le agenzie letterarie, scusatemi. E, ovvero sono, beh, come funziona, come gli agenti per il cinema, cioè tu sei un'attrice, entri in un'agenzia e naturalmente l'agenzia ti propone a delle case di produzione che hanno lavorazione delle cose che, per cui tu puoi andare bene, perché naturalmente nel caso delle case editrici ogni casa editrice poi ha la sua linea editoriale, no? Quindi tipo se tu hai scritto un romanzo giallo, non lo mandiamo a una casa editrice che fa solamente narrativa contemporanea o fa solamente che pubblica solamente classici, ma ti dobbiamo trovare la casa editrice che pubblica gialli. E quindi gli agenti letterari fanno questo: tu contatti l'agenzia letteraria, ti scrivi chi sei, gli mandi la proposta del tuo romanzo a cui hai lavorato. E poi se l'agenzia letteraria dice guarda, sì, il romanzo che hai scritto ci piace moltissimo, ci piacerebbe rappresentarti, inizia poi un altro tipo di lavoro, cioè dovete comunque rivedere un pochino il romanzo, vi va a fare tipo la bibbia dei personaggi, scrivere quanta la presentazione del progetto, cioè proprio un proposal, e poi lo invia alla casa editrice. Certo. Tipo nel mio caso, se non sbaglio, è stata fatta poi un'asta interna, tipo cioè il mio romanzo era stato inviato a diverse case editrici erano interessate, hanno fatto poi l'asta e quindi sono finita con Rizzoli. Io sono felicissima perché Rizzoli mi piace proprio, è una delle mie case editrici italiane preferitissime. E poi ho iniziato un altro lavoro ancora, ovvero ho praticamente riscritto tutto quanto il romanzo, perché l'avevo scritto nel 2014, avevo trovato il coraggio di mandarlo in giro per leggere solo nel 2016. Nel 2017 l'ho piazzato con Rizzoli ed è uscito a maggio 2018, quindi in pratica io tra 2017 e 2018 l'ho riscritto tutto quanto, ho scritto più di due terzi del romanzo da zero, perché comunque l'ho scritto nel 2014, quindi io ero cambiata tanto, era cambiata tanto la mia scrittura. Ma cosa succede? Il romanzo viene pubblicato e poi, se sei fortunato e se il romanzo rispetta determinati canoni, puoi essere selezionato per dei premi letterari, che sono una cosa molto, molto bella. Io ne ho 22. Mi stavo solamente in maniera molto becera vantando, scusate. Vai bene, questo è il posto dove puoi farlo. Chiedeva, se non sbaglio, come hai fatto a diventare scrittrice? Se hai fatto un corso? Come hai imparato a scrivere, diciamo? Ah, allora, questa è... Ho computer scarico, aspetta che non vorrei che... Oh no! Ti racconta, io... Va bene. Allora, questa è un'ottima domanda. Perché esistono naturalmente i corsi di scrittura creativa, però sono un po' scettica al riguardo. Cioè, secondo me, tipo, perché ci sono delle persone che fanno da editor ai romanzi, ci sono delle persone invece che scrivono? Perché non è detto che le persone che fanno da editor poi sono anche molto brave a scrivere. Magari sono solo molto brave a fare da editor. Penso che comunque le persone che poi diventano scrittori, cioè per esempio Ian McEwan, un McCarthy, cioè tutti quanti autori comunque che mi piacciono, nessuno di loro ha fatto un corso di scrittura creativa. Cioè non è che dico che sono nati, che erano già così talentuosi, perché naturalmente c'è...
anche Leonardo da Vinci aveva magari sì, era già un genio, ma comunque lui ha disegnato tutti i giorni per riuscire a diventare okay. così bravo. Sì. E naturalmente anche gli scrittori devono scrivere tutti i giorni e leggere tantissimo per riuscire a diventare così tanto bravi. Però ci sono delle persone che semplicemente leggendo tantissimo e scrivendo tantissimo sanno poi scrivere senza aver bisogno di fare... Veramente assorbi, no? Leggendo, cioè... Assolutamente sì. Per esempio, un commento che mi aveva fatto la mia capa editor, ovvero la persona che dirige la linea editoriale Ragazzi Italiana, il primo commento che mi ha fatto è: tu leggi tanto, vero? Perché proprio cioè, una persona dell'ambiente lo capisce immediatamente. Quando leggi un testo capisci proprio se la persona che l'ha scritto è un vorace lettore oppure no. Oddio, è proprio un po' difficile, è diventata una cosa proprio un sacco tecnica. No, non ti sento più, Shanti, aspetta, ti ho mutata io, sei mutata? Vedo l'icona del tuo microfono con una... Ora ti sento di nuovo. Cosa vuol dire? Aspetta, mi sono persa, oh no. Aspetta. Ripeti l'ultima frase che hai detto. E che non, in realtà tipo non so nemmeno spiegarlo, però diventa una cosa abbastanza tecnica poi l'italiano e la scrittura, a parte... Nel senso, non ti rendi neanche più conto. Cioè, ormai il tuo cervello, secondo me, comincia... Cioè, a ragionare in termini di quello che ha letto fino adesso. Sì, anche, sì, sì, sì. Posso farti una domanda? Perché assolutamente io, sì. Mi capita di scrivere per piacere e mi rendo conto tipo che se leggo una cosa mi viene da scrivere come quella persona, se leggo un'altra cosa mi cambia e comincio a scrivere in un altro modo e quindi paura che poi non sia coerente nell'insieme. Questo sì, può essere un problema, però in questo caso se scrivi da sola magari ti puoi far aiutare facendo leggere il testo. Mi senti? Sì, ti sei bloccata un paio di volte. Ah, ok, non so come mai. Ok. E ripeto, allora dicevo sì che questo può essere effettivamente un problema e ti posso consigliare di... Cioè, normalmente, tipo, non so se capita tipo agli autori o altro, però perché di solito gli autori hanno poi il proprio stile, cioè. Però naturalmente loro sono sempre aiutati dall'editor della casa editrice che legge tutto quanto il romanzo che hanno scritto. Esatto, tranne la mia editor che invece pensava che fosse un'ottima idea editare il capitolo per capitolo e quindi tipo mi correggeva delle cose e io dicevo tipo no, ma questa è la semina per tipo il finale, cioè la semina è nel senso che quando tu costruisci gli indizietti è bravissima, degli indizi di cose che poi succedono nei capitoli dopo. Lei mi fa: ah, guarda, Fiori, il capitolo andava benissimo, ti ho solo tagliato questa cosa perché altrimenti il capitolo era troppo lungo. Io tipo, no, ma è tipo la cosa più importante, è stata la cosa per cui parte tutta quanta la storia. Le fa: ah no, mi dispiace che non lo sapevo, ho letto solo questo capitolo. Ho detto sì, lo so, non capisco perché non leggi tutto. Ok, sì, però esatto, di solito tipo gli editor leggono tutto quanto l'intero manoscritto e quindi poi ti sanno dare degli indizi tipo guarda, secondo me tra questi due capitoli succede troppo poco, ci va un cliffhanger, magari questo avvenimento lo puoi spostare, lo puoi posticipare, perché naturalmente tu quando lavori un testo ci sei troppo dentro. È difficile percepirlo da lettore magari. Sì, sì, esatto, perché la storia è talmente tanto tua, sei talmente tanto tu, che è difficile poi riuscire a vederla in maniera lucida, e quindi per questo che la figura dell'editor è comunque fondamentale. Lei si è messa a parlare in maniera super immersa nella scrittura, che non mi dispiace, però parlando un po' dei temi da cui eravamo partite, io ti ho interrotta, stavi finendo di dire qualcosa? No, finito. Sicura? Spero di aver detto delle cose chiare, perché no, ogni tanto quando si parla di scrittura nella mia testa è talmente tanto astratto in realtà determinate cose che se parli con delle persone che lavorano nel mondo dell'editoria è tipo super chiarissimo, però quando poi magari appunto ne parli con qualcuno che è di giorno dell'argomento, giustamente perché non è che le persone sanno come funziona tipo il mondo della scrittura, e magari è un pochino difficile da capire, quindi spero di essere stata il più chiara secondo possibile. Me sì. Se voi avete delle domande scrivete, poi le facciamo a Fiore alla fine.
Quindi tu hai lasciato il tuo passato alle spalle per dedicarti alla scrittura, perché ti sei resa conto che quella era la strada che volevi veramente, che comunque ti avrebbe resa più felice? Cos'è esatto. La felicità per Fiore Manni? Per me la felicità è riuscire a fare delle cose che mi piacciono, delle cose che mi soddisfano, e in realtà sono una persona che è molto facile da accontentare quando si parla di felicità, perché soprattutto adesso che sto con Michele mi sono resa conto che ho veramente bisogno di poche cose per essere felice, mentre invece nella mia relazione precedente, in cui non ero felice come lo sono adesso, avevo effettivamente più bisogno di oggetti materiali. Okay. Quindi magari mi ritrovavo a desiderare di comprare più cose, desideravo più make-up, desideravo più vestiti, più scarpe, più borse, desideravo di viaggiare, desideravo di fare altro. Adesso mi sono resa conto che ho molto meno bisogno di queste cose. Cioè, forse viaggiare comunque mi piace ancora, perché è bello anche condividere. Non è una cosa di cui vergognarsi, non preoccuparti. No, però mi sono resa conto che questo desiderio spasmodico di avere degli oggetti... Cose all'esterno, quindi, sì. Esatto, è tipo quasi del tutto sparito, perché mi sono resa conto che ero talmente tanto gratificata a livello di sentimenti, ed ero talmente tanto felice genuinamente io, che non avevo bisogno di cose in più per essere felici. Di colmare quei vuoti che normalmente... Esatto. Quindi in realtà tipo la felicità è poter fare quello che mi piace e poter stare con chi amo, punto, cioè in maniera molto semplice. Che, direi che non potrei essere più d'accordo. Cioè alla sì. Fine, anche io prima, quando avevo una vita molto diversa da quella di adesso, ed ero molto triste, spesso depressa, è stato anche il periodo in cui tipo compravo di più, forse perché... invece cerchi nel posto sbagliato, no, la soluzione. Sì, sì, sì. Ti dici, cioè, invece di chiederti, ehi, ma quindi cosa devo fare per stare veramente meglio? Cerchi di tappare un po' le ferite con lo shopping o cose fuori da te. Quindi penso... No, vai. Diciamolo, cioè, lo shopping comunque rende sempre tutti molto felici. Assolutamente sì, cioè, è temporaneo, purtroppo, cioè, esatto. Non è una felicità duratura, capito? Esattamente. E secondo me a volte è un po' un cerotto su una ferita pulita non benissimo. Brava, è vero, assolutamente. Quindi è un po' quello il rischio che copri ma non risolvi. Sì, sì, sì. Dicevi? Qua qualcuno chiede che differenza trovate tra felicità e serenità. Beh, la serenità per me è quando non hai niente di irrisolto che ti tormenta, cioè un momento in cui sei sereno con te stesso, sereno con la persona con cui hai deciso di passare la tua vita, di convivere, sereno con il tuo lavoro. In realtà mi sono resa conto, per esempio, che stando con Michele riesco a essere serena, anche se magari abbiamo tutta una serie di problemi irrisolvibili, tipo, non so, adesso con il Covid, per esempio, cioè, abbiamo perso il nostro lavoro principale con cui pagavamo l'affitto, però, tipo, anche se questa è stata una fonte di preoccupazione, il fatto che siamo insieme, che possiamo supportarci, contare l'uno sull'altro, ci ha reso molto, molto sereni. Ok. E quindi sì, penso che la felicità invece è proprio il ehi, oggi sono euforico. Ok. La felicità e... Sì, la felicità è magari anche proprio più legato a un avvenimento, a un qualcosa. Invece per me è un'emozione che arriva e poi se ne va, tipo. Esatto, però invece la serenità per me è importantissima, cioè quella ci deve essere sempre, sempre. Mm. Ma tu credi che esista lo stato in cui, tipo, non hai problemi, va tutto bene? Perché no, mai. Ah, ok, no, perché mi sembra... Cioè, i problemi si stanno... Alla trovare questo equilibrio, no? Di dire, ok, magari non è tutto perfetto, ma mi punto sulle cose che vanno bene. No? Esatto, ma infatti è un po' quello che dice sempre anche... Sto facendo una cosa orribile, sto citando una cosa che ho scritto, però perché in realtà è una citazione che ho rubato a mia zia ed è una cosa che faccio sempre a dire a Jack Bennett, ovvero tipo noi ai problemi abbiamo solo soluzioni, ed è una cosa che mi ha insegnato la mia zia preferita,
ed è una cosa che cerco sempre di ricordarmi quando ci sono problemi. Cioè, è inutile stare lì a pensarci, a piangere, cioè bisogna rimboccarsi le maniche e provare a risolvere le situazioni per quanto dure siano. Tra l'altro questa è una delle frasi che ho sottolineato nel tuo libro. Oh, davvero, che bello! Non so se sei una di quelle persone contrarie a scrivere dentro i libri. Un po', però... Sei una purista. Però ti perdono, Shanti. Okay. Non ti giudicherò. Essere felice e avere successo e sentirti realizzata per te sono le stesse cose? No. Ok. No. Vai, dimmi di più. Cioè, poi dipende anche da che cosa... come interpretiamo il successo. Certo. Cioè, per esempio, quando facevo il programma, ed era un programma di successo, perché c'avevo la gente che mi fermava per strada, cioè dovevo molto spesso, dovevo conciarmi tipo in maniera super scacciata con i capelli, con le sciarpe per non farmi beccare. Oddio, tipo, una volta erano... alle 8:30 del mattino, ero scesa a comprare il latte al volo al supermercato, quindi ero praticamente in pigiama, struccata, con tipo la cipolla in testa. Mi ferma la signora e dice: oh mio Dio, Fiore, ti prego, ti devo fare una foto per mia figlia. Io, signora, va bene? Mi fa la foto e mi guarda e fa: comunque sei un po' diversa dalla televisione, eh? Ma signora, ma io mi sono appena svegliata. Sono venuta a comprarmi la colazione. L'hai detto? Sì, ho detto buongiorno anche a lei comunque. Cioè, questo fa capire molte cose. Sì, cioè quando facevo il programma ho fatto l'uovo di Pasqua con la mia faccia sopra, i diari di scuola, i quaderni, le figurine in edicola, e quello era tipo, appunto, tu dici no, che era il successo, ma io ero depressa. Cioè, non ero proprio depressa, però è stato uno dei periodi più infelici di tutta quanta la mia vita. Infatti, in realtà, mi dispiace, perché se ripenso adesso al programma, non è che io lo odio o altro, anzi, cioè, mi sono divertita tanto ed era proprio una produzione molto, molto carina, però a livello umano sono stata talmente tanto trattata male, che ogni volta che qualcuno mi fa «Ah, ma tu sai che mi lo sarei?» tipo «Sì». Cioè, se sono arrivata a non sopportare più quel ricordo del Vietnam. Bravissima, proprio flashback del Vietnam a go go. E quindi per me successo uguale felicità? No, perché ci può essere il successo, ma può anche non esserci la felicità. Ok. Qualcuno dice che aveva la torta di compleanno con il Camilla Store. Oh mio Dio, mi dispiace. No, cioè, penso che ti sarà piaciuto. In realtà era una cosa un po' carina, quindi grazie. Io me lo immagino. Ma secondo te come mai c'era questa... Cioè, le due cose non andavano insieme? Perché per te in realtà quella non era il successo, cioè lo era per gli altri, lo era per chi guadagnava sulle tue spalle, lo era... Quello sicuramente. Lo era dall'esterno, sì. ma per te in realtà era un'altra cosa, oppure... credevi che ti avrebbe resa felice, ma in realtà non è stato così? No, allora, io sono finita proprio assolutamente per caso a lavorare in televisione, a lavorare al Camilla Store, perché stavo frequentando il primo anno di università, come vi avevo detto ero molto povera e stavo frequentando l'università con la borsa di studio, e in più lavoravo anche part time per riuscire a mantenermi mentre studiavo, per pagare tipo le cose proprio della scuola, perché comunque c'è, cioè, la scuola, avevo sì la borsa di studio, però poi gli chiedevano tipo 100 euro di materiali fra le stampe, i tessuti o altro per ogni esame, quindi era comunque una scuola bella costosa. E lavoravo part time in una fumetteria, mi sono licenziata dopo un anno perché il capo mi molestava sessualmente. Sì, storie belle! Sì, una dietro l'altra. E, sì, e quindi mi ero ritrovata senza lavoro, e sulla bacheca dell'università c'era tipo il volantino scritto: ehi, ti piacciono i bambini, ti piace la moda, chiama questo numero. E quindi sono andata a fare il primo nel casting
Ma perché per me era proprio un lavoro come un altro. Adesso piccola parentesi, i miei nonni, ovvero i genitori di mia mamma, erano un regista e un'attrice abbastanza famosi in Italia, e quindi poi anche mia mamma aveva fatto l'attrice, cioè lo fa ancora tuttora. Quindi per me già era un po' tipo il lavoro della mia famiglia. Famiglia. Sì, è come se fossi stata figlia di dentisti, quindi se mi avessi detto: ah, vuoi fare il dentista da grande? Dico: boh, se non è che mi interessa. No, tipo sì, però in realtà non mi interessa neanche fare il lavoro che fa mia mamma, no? E quindi in realtà per me era proprio un lavoro come un altro, quindi non ho mai visto la televisione o il cinema come un mondo particolare, perché appunto conoscevo tutti attori anche a casa, amici dei miei genitori, ed erano tutte persone tipo normalissime, quindi non c'era niente di speciale per me in questo mondo. E quindi sono andata a fare il provino semplicemente con l'idea del sono senza lavoro. Esatto. E poi sono andata e ho iniziato poi a lavorare, a fare il programma, e nessuno si aspettava che il programma andasse così bene e facesse questo boom, anche perché il canale comunque aveva iniziato che era piccolo, e invece ha fatto questa crescita pazzesca anche grazie al programma, immagino. E quindi tipo non era la mia idea di successo, perché non mi interessava fare su cioè, fare, far, avere successo in televisione, cioè tipo. Per farti un esempio, io non ho praticamente mai rivisto una puntata del programma, non mi sono mai vista in televisione, proprio perché nella mia testa era solo il mio lavoro d'ufficio. Quindi, tipo, una volta staccato là, io per anni non mi sono mai truccata o fatta i capelli, perché lo associavo a una cosa che dovevo fare quando stavo in televisione, quindi quando lavoravo, e quindi nel mio tempo libero volevo essere me stessa, essere rilassata e stare struccata e con i capelli a cespuglio, perché era un Dicevi po' tipo tanto come. tipo ultimamente hai ricominciato un po' tipo a truccarti o a giocare Esatto. con i vestiti perché. Esattamente, sì. Negli ultimi 2 anni ho ripreso un po' in mano me stessa, proprio perché mi ero resa conto che come avevo affrontato questa cosa del programma mi ero lasciata veramente sopraffare da tutta una serie di cose, invece adesso mi sono proprio ripresa in mano, mi sono riappropriata di me stessa. Ma perché, ripeto, è stato un errore mio, perché ero piccola quando ho lavorato in televisione, ma non avevo idea di tutta una serie di cose, cioè anche semplicemente che cosa significa avere la tua faccia su un uovo di Pasqua o sui quaderni senza che tu abbia dato il consenso, cioè perché delle Peraltro. persone che hanno i diritti sulla tua immagine possono fare quello che vogliono con la tua immagine, cioè anche questo è stato anche frustrante e comunque pesante. Scusate, vi sto ammorbando adesso con le mie No, ma secondo me, lamentele. da fuori uno non pensa che sia tutto unicorni, arcobaleni, Sì, come no. quindi secondo me è importante. No, il problema è che appunto io ero proprio tanto piccola, ero tanto piccola, non avevo esperienza, i miei genitori non mi sono stati minimamente dietro quando ho iniziato a lavorare. Se avessi avuto semplicemente anche un pochino più di supporto da parte loro, anche solo di controllare i contratti, aiutarmi da questo punto di vista, penso che la situazione sarebbe stata comunque diversa. Sì. La mia esperienza sarebbe stata diversa. Però ecco, quando tipo faccio gli incontri a scuola e i ragazzi mi dicono: ah, mi piacerebbe lavorare in televisione, io sono tipo: no, 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 non lo fare, no. No, tu non lo vuoi davvero, non lo vuoi davvero. Mi piace pensare che non sia ovunque ne negativo, però sì, diciamo con cautela. Sì. Ho visto un sacco di domande, ogni tanto guardo di qua perché dico. Sì, certo. No, persone sorprese che non si immaginavano che fosse così, ma sono felici che adesso stai meglio. Grazie. C'è una ragazza che dice: qualche anno fa ho fatto uno stage in un posto in cui venivo trattata male e adesso ho il terrore di lavorare. Beh, immagino che, cioè, nel senso, cioè, sono cose secondo me che ti traumatizzano così tanto che poi non riesci a immaginare che possa andare diversamente. Sì, da più che altro, per esempio, io mi sono resa conto che non mi devo più fidare delle persone al lavoro quando possono avere comunque dei Guadagni da te. secondi fini. Esattamente, perché io pensavo di aver instaurato dei rapporti di amicizia con delle persone e poi quelle persone non si sono fatti problemi a Ok.
io vengo da solo tipo motivo magari approfittarne. dirmelo, esatto, da approfittarne. E io lì, per esempio, c'ero rimasta malissimo perché pensavo che avessimo instaurato proprio un rapporto d'amicizia sincero che andasse al di là del lavoro, e mi sono resa conto invece che il mondo della televisione è proprio fatto di apparenza, di facce, di pugnalate alle spalle, come il mondo della moda. Invece il mondo dell'editoria è fantastico, sono tutte delle persone entusiaste e meravigliose, io voglio per sempre lavorare in quel mondo. Probabilmente eri anche piccola, cioè tu prima hai detto una cosa che Sì. era colpa tua, ma direi, cioè, assolutamente no, eri piccola, non potevi saperlo, nessuno era lì per guidarti, cioè, spero che tu abbia, non dico perdonato perché non hai niente da perdonarti, però fatto pace con quello che è successo. Allora, guarda, quando mi sono ammalata, ho avuto la pancreatite autoimmune, là c'è stato proprio l'avvenimento più grosso che mi ha fatto proprio aprire gli occhi nel modo in cui si stavano comportando quelle persone con me. Io poi non posso nemmeno parlare troppo perché ho paura che poi mi fanno causa per calunnia o Qualcuno altro. infatti mi ha chiesto se hai mai pensato di esporre la tua storia. No, no, no. Cioè, non, ho proprio paura, non voglio avere problemi di alcun tipo. Cioè, poi non so se tu, Shanti, comunque mi conosci, lo sai che sono una persona molto comunque sulle mie, cioè che tengo la mia vita privata, molto, molto privata e Ma infatti scelgo. non devi dire nulla che non ti senti, non No, 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 credere. infatti, sì. No, però appunto, cioè, se un giorno mi sentirò di parlarne, proprio raccontare che sono successe un sacco di cose, lo farò, però adesso non me la sento ancora. Però mi dispiace sempre tantissimo perché vedo le persone entusiaste che mi parlano di Camilla storia, e poi ci sono sempre io e faccio tipo strane espressioni, tipo sorriso bloccato da pazza. No, sì, Mi brutto. dispiace. Sì. Pensa che se non altro un giorno potrei fare un'autobiografia molto interessante e ricca. Quello sì, assolutamente. In realtà, tipo, con una mia amica fumettista, le ho detto: ti prego, dobbiamo fare un racconto a fumetti di tutte quante le mie esperienze del lavoro in televisione. Però dovrà essere tipo tutto pastelloso e caramelloso e bello in contrapposizione con le cose orribili. Mi prego, sarebbe fighissimo. Fighissimo. Infatti, quando avevo conosciuto Zero Calcare, che le aveva raccontato tutte quante le vicende, lui mi ha detto: oh, tu devi scrivere sta roba, basta Jack Bennett, devi scrivere questo. Oddio. Dovrò fare tutti i disclaimer del tipo non è tratta da cose È vere per evitare soltanto problemi. ispirato, nomi, Esatto, riferimenti casuali, così. casuali. Esattamente. Tu adesso ti senti tipo soddisfatta e realizzata? O senti che tipo ci sono degli scalini, delle cose ancora che vuoi, a quei punti o Allora, comunque? quando ho avuto il mio primo romanzo fra le mani, proprio sono girata verso mia madre e ho detto: ok, adesso posso anche morire, comunque sarei proprio in pace con il mondo. Sono in pace con il mondo perché, tra l'altro, ho battuto J.K. Rowling, perché J.K. Rowling, cioè, ho pubblicato il romanzo prima di quando aveva pubblicato lei il suo primo. Quindi Lei quando? non la batterò, lei ha 30 anni, io prima, ho detto: io non la batterò mai niente, l'ho battuta solo in questo, sono stata più pubblicata E prima qui di c'hai lei. messo meno di 14 editori. Esattamente, oh, oddio Shanti, grazie, siamo 2-1, Jay. No, comunque, sono comunque molto soddisfatta, poi normale che l'essere umano poi cerca sempre di avere di Arrivare più, prima. esatto, cerca sempre di proiettarsi alla versione migliore di se stessi, però comunque sono molto soddisfatta. Cioè, sono proprio soddisfatta di Jack Bennett, del primo romanzo. È stata proprio una sorta di mia rivincita personale, perché Assolutamente. questa volta avevo fatto un qualcosa che era 100% me, senza che nessuno mi imponesse niente, senza che nessuno mi dicesse che cosa dovevo fare, come mi dovevo comportare, cosa mi dovevo mettere, come mi dovevo tagliare i capelli. Ero io. Un qualcosa proprio che era mio al 100%, uscito da me, dalla mia creatività, era il mio mondo ed è venuto fuori esattamente come volevo io. Quindi questa è stata proprio la più grande soddisfazione di tutta la mia vita. Oh.
E quindi nel futuro di Fiore cosa... Mi sento tipo, allora, quindi cosa c'è nel futuro? Cosa ti aspetta? Quali sono i tuoi prossimi passi? Niente, spero di riuscire a finire quanto prima questi due romanzi, perché comunque mi piacerebbe riuscire a non far attendere troppo i lettori tra un romanzo e l'altro. Ah, poi tra l'altro mi sono dimenticata, ma a settembre esce il fumetto che ho scritto con Michele per Star Comics, cioè Star Comics, che è quello che edita Dragon Ball e My Hero Academia, quindi tipo wow, sì, pazzesco. E anche questa in realtà tipo è una storia che ha un sacco di cose carine, sentimentali legate dietro, ovvero è una storia che ho iniziato a scrivere nel 2017. Avevo fatto questa corte spietata a Ilaria Catalani, che è la nostra disegnatrice, perché mi piace tantissimo come disegna, penso che sia una delle autrici italiane più brave in assoluto, solo che era sempre super impegnata e continuava a dire, ah, Ilaria, ti prego, ma ti andremo, possiamo fare qualcosa insieme, ti prego, mi importa tantissimo che tu disegnassi qualcosa che ho scritto. E avevo inventato questa storia che era veramente molto articolata, c'era un sacco di cose di battaglie, perché comunque a me piace un sacco di shonen, e poi ho conosciuto Michele a Lucca del 2018, e appena l'ho conosciuto gli ho detto, senti, ma ti andremo di scrivere insieme a me questa cosa, perché cioè, secondo me tu sei perfetta, perché, cioè, spoiler, lui è uno sceneggiatore, cioè uno sceneggiatore di fumetti vero, non improvvisato come me, cioè lui ha scritto Dylan Dog, ha lavorato su Orfani, quindi ha lavorato un sacco di cose per la Bonelli, ha pubblicato un suo fumetto per Bao, cioè quindi lui è uno sceneggiatore vero. Vero, certificato. E quindi abbiamo iniziato a lavorarci e poi tipo dopo due settimane che ci siamo conosciuti ci siamo innamorati e messi insieme e siamo andati a vivere insieme tipo dopo un mese che ci eravamo messi insieme. Sì, la volta storia è qualcosa di assurdo. Sì, qualcosa di allucinante. Anche quello dovrà finire nell'autobiografia, mi raccomando. Ah, sì, soprattutto quello, sì. E quindi poi abbiamo iniziato a lavorarci insieme e la cosa fantastica è che quando io lavoravo in televisione e quando dovevo lavorare con altre persone a delle mie idee, comunque mi dava molto molto fastidio perché vedevo che non erano sulla mia stessa lunghezza d'onda, quindi ogni volta dovevo sempre scendere un po'. Esatto, ad adattarmi a dei compromessi che comunque non mi convincevano perché sapevo che l'idea originale, che secondo me funzionava, andava sempre più a perdersi, esatto. E invece con Michele proprio le sue idee mi piacciono tantissimo, tutte quante le proposte che fa sulle modifiche, sulle cose da mettere, da scrivere nuove, sono fantastiche, addirittura meglio di quelle che avevo pensato io all'inizio, quindi è stata proprio trovate anche dal punto di vista lavorativo, quindi che non sì. È scontato. No, no, assolutamente, assolutamente. Cioè più che altro io so che sono una persona difficile con cui lavorare perché sono... molto tipo, la mia idea mi piace, punto. Ok. Cioè, poi, no. Cioè, poi in realtà, cioè, se si tratta tipo di un lavoro in team, naturalmente prediligo poi le idee per far funzionare tutto al meglio. Però così... Sì, no. Che adora tua mamma e tua nonna. Un bacio oh, da grazie. Qui. Oh, grazie mille. Comunque. Non è scontato. Cioè... Con Alberto io in realtà mi scontro spesso a livello di idee. Infatti volevo sapere voi due invece. Beh, la nostra combo sono i miei video seri con dentro i suoi meme, quindi puoi capire la che combinazione mi è venuta fuori. Siamo un po' meno allineati, però non litighiamo troppo spesso. Ah, io e Michele in realtà non abbiamo ancora mai litigato. Abbiamo discusso una volta, però c'è una discussione era proprio di giorno. No. Meno male. Sì. Mi verrebbe in mente qualcosa, ma continuo a perdermi. No, poi in realtà Michele è un sacco paziente perché io sono un po' despota quando si tratta di lavoro. Vabbè, penso che hai dovuto metterti da parte per così tanto che ci sta che adesso tu sia così protettiva riguardo le tue idee. Penso no, che ma poi anche nel lavoro in televisione dovevi dimostrarti despota comunque quando dovevi presentare un'idea o un qualcosa perché non potevi mostrarti debole. Eh sì, perché cioè io sono sempre stata gentile e accomodante e si sono sempre tutti quanti approfittati, quindi negli ultimi anni avevo cercato di essere invece molto... severa e intransigente su alcune cose perché mi ero resa conto che se non mi fossi comportata in quel modo mi avrebbero fatto a pezzi probabilmente. Ah, Fiore,
What a life. Già. Ho visto che molte persone hanno chiesto questa cosa in quest'ora, mm-hmm. ovvero se c'era qualcuno di buono e di gentile, se c'è stata qualche eccezione. Ah, ma assolutamente sì, ma il problema era proprio questa dualità delle persone, ovvero che a livello umano sembravano tutti fantastici, però poi ogni tanto cioè, mi facevano veramente degli sgarbi e delle cose alle spalle, anche semplicemente proprio per far più soldi su di me, in cui non capivo perché. Cioè, non aveva senso per me, ma tuttora certe cose per me non hanno proprio senso, ed era tutta quanta una dimostrazione di gioco di potere fra di loro, fra le altre persone, però ci finivo io in mezzo. E poi proprio sì, il cercare di spremerti e fare più soldi possibili utilizzandoti come se non fossi poi neanche proprio una persona, okay. ma come solamente una macchinetta fabbrica soldi. Ok. Sì. No, però tipo tuttora ci sono delle persone a cui voglio super bene, a cui sono affezionatissime, che ci usciamo e ci okay. sentiamo. Quindi qualcuno si è salvato, era quello sì, che... Sì, sì, sì. Okay. E tu... E che naturalmente non erano i capi. Ah, beh, quello mi sa che l'avevamo capito. Sì. tu quindi adesso scrivi, però sei anche sempre più social. Sì, sì, adesso... Che mi sono resa conto che, allora, io adesso da un paio di anni che ho iniziato a usare Instagram, più o meno da quando avevo quasi, cioè, avevo sì già smesso di fare il programma, proprio perché prima non facevo niente, cioè facevo il programma e basta, e non volevo avere contatti social o altro, perché sono una persona tipo molto sensibile, che si fa i problemi, quindi non mi piaceva leggere le cose online, quindi stavo via dai social perché non volevo avere problemi. Cioè per me quello appunto era il lavoro che facevo, il mio lavoro d'ufficio, e non ero io, mentre invece tornavi a casa e volevi staccare, non volevi esattamente continuare. Mentre invece un sacco di persone pensano che se vedono un personaggio televisivo, quel personaggio televisivo è davvero quella persona. Ok. Mentre invece, cioè, per me non era così, cioè, quella era solo una parte di me, una parte della mia vita. Mm-hmm. E quindi poi ho iniziato a usare Instagram come se fosse proprio un blog, perché invece volevo condividere quello che mi piaceva e quello che ero io davvero, cioè senza i filtri della televisione, senza certo. i filtri del programma. E poi mi sono resa conto che su Instagram comunque lo spazio era un pochino limitato e quindi ho detto vabbè, proviamo anche con YouTube allora. Ma proprio ho appena visto il tuo video, no? Giusto? Ah sì, da 2 minuti, adesso andatelo a vedere per favore. Che video è? Allora, è un video che è una follia, questo perché... un paio di settimane fa io e Michele, ormai 3 settimane fa, avevamo fatto una challenge molto carina in cui abbiamo letto 7 libri diversi in 7 giorni, e io ho stracciato Michele, ho letto quasi il doppio delle sue pagine, e quindi lui ha deciso di vendicarsi e abbiamo fatto questa challenge di 7 fumetti in 7 giorni, perché lui è uno sceneggiatore, quindi mi ha scelto delle letture. Il problema è che ha barato, perché non sono 7 fumetti, erano 31 fumetti. Ha scelto solo 7 personaggi. Cioè mi ha dato delle intere run, che sono degli archi narrativi. Mi ha dato da leggere tutto Invincible, che sono 12 volumi, tipo così. Ed è l'intera serie che è uscita in 15 anni. E me l'ha data da leggere in una settimana. In realtà il video ve lo consiglio perché in mezzo fra una lettura e l'altra, in cui comunque poi la commentiamo, Michele ha fatto delle clip molto carine in cui racconta la storia dei personaggi, dei fumetti che mi ha dato da leggere. Quindi tipo, se vi piacciono i fumetti ma non li avete mai letti perché non sapete da dove cominciare, guardate il video perché ci sono un sacco di dritti, di consigli. Se vi piacciono i fumetti, guardatelo perché cioè, spero che vi piaccia. A me è piaciuto un sacco, tipo, tutti quanti gli interventi del professor Michele, ho detto tanti super interessanti. Sono molto curiosa. Qualcuno chiede se hai mai fatto l'analisi cromatica, perché hai un profilo Instagram bellissimo e sei una bellissima spring worm. Allora, la prima volta che l'ho sentito mi sa che mi hai chiesto tu, Shanti, forse,
o comunque ero uscito fuori parlandone. Forse quando avevamo fatto la live a 4. Ah, è vero, che qualcuno mi ha chiesto, Fiore, ma tu di che stagione sei? Io ho detto autunno, e poi mi avete spiegato, no, intendevo quell'altra cosa, e ho detto autunno lo stesso, non mi interessa, io so di essere autunno. Sì, esatto. Qua a quanto pare dicono che sei una primavera, però. No, io odio la primavera. Cioè, beh, è molto carina. È molto carina, però c'è il polline, io poi starnutisco e muoio. Ma ci sono i fiori! È vero, ci sono i fiori, mi piacciono tantissimo. Fiore sei! È vero, però cioè, l'autunno, Shanti, l'autunno è troppo meglio, mi dispiace, tipo, l'autunno tipo, vince su tutto. Okay. Io tipo, sono talmente tanto entusiasta dell'autunno che l'unico modo che ho per sopravvivere all'estate è cominciare a pensare adesso tutte le cose fantastiche che posso fare da settembre. No, l'estate è orribile, siamo d'accordo. Io l'estate fa veramente schifo, io non ci credo quando la gente dice ah che bello, non vedo l'ora che arrivi l'estate, ah sì per cosa, per morire i pizzichi di zanzare e sciogliervi al sole e sudare H24? Non so, io detesto sudare, non so a chi è che piace sudare così tanto. Non lo so, ma forse allora, perché la gente associa l'estate a andare al mare con gli amici, queste cose, no? Ma noi siamo troppo, cioè... Io sono il Grinch del mare. Popolaie per apprezzare queste cose. Esatto. Guarda, l'estate, cioè l'estate scorsa ho passato l'estate a Maratea insieme a Michele perché siamo andati nella loro casa di famiglia perché i nonni di Michele erano di Maratea e tipo per la prima volta dopo più di 10 anni ho fatto il bagno al mare e in realtà... Avevamo costruito una nostra routine estiva molto carina perché dovevamo scrivere, io dovevo scrivere, avevo la consegna del secondo romanzo, quindi scrivevamo fino alle 5, alle 5 andavamo a fare il bagno, poi tornavamo a casa, finito, quello era il nostro incontro col mare, andavamo nelle spiagge libere dove non c'era nessuno e quindi così va poteva bene. Poteva funzionare, esatto. Qua vedo gente che dice team autunno, team inverno. Anche team inverno va benissimo, l'importante è che non siate team estate, ma vi vorrò bene lo stesso. Fiore, io ti ho già tenuta tantissimo, siamo andati proprio non oltre di più. Vuoi aggiungere qualcosa o andiamo tutti a vedere il tuo video? Inseguite i vostri sogni, non date per scontato niente e soprattutto datevi da fare, non aspettate che le cose vi piovano dal cielo, ma dovete sempre rimboccarvi le maniche perché siete solamente voi gli artefici del vostro destino. Questa è tipo la massima di Nonna Fiore. Non potevi dirla meglio, penso. Grazie Shanti, mi dispiace, mi sono lamentata di tutte le mie sfortune lavorative. Secondo me invece così hai dato ancora più valore al salto che hai fatto e a quanto comunque sia stato sudato, cioè l'arrivo alla vita che hai adesso. Grazie. No, cioè, serve anche questo, non è stato un lamentarsi, è stato secondo me utile per molte persone. Grazie Shanti, grazie. Grazie a te per esserti aperta così. Grazie mille a tutti voi per essere stati qua con noi oggi. Grazie. Sì, grazie mille per tutti i commenti. Purtroppo già quando sono da sola devo leggere tutti i commenti impossibile. Quando siamo in due, quindi devo un occhio ce l'ho sui commenti, un occhio ce l'ho su di te. Quindi sì, mi dispiace, non avevo aperto nemmeno la cosa, non li ho proprio visti. Scusatemi, poi magari dopo li recupero e cerco di rispondere. Esatto. Ho visto. Concludiamo con questa cosa. Sì. Hanno chiesto qualche volta la nostra casa di Hogwarts. Ah, dai, penso che la mia si capisca. Adesso qualcuno la deve indovinare. Ma indovinate. Allora, per me Shanti... Io non ho più una casa. Allora, per me tu sei un tasso rosso. No, aspetta. No, Shanti, tu effettivamente sei proprio difficile. Perché su certe cose sei corvo nero, su certe cose sei tasso rosso, su altre cose sei serpeverde, su altre cose sei grifondoro. E quindi mi confondi. Io ho deciso di essere codalilla. Va benissimo, lo prendiamo, lo prendiamo come ottima risposta. Esatto. Allora, qua dicono corvo nero, grifondoro, corvo nero, corvo nero, grifondoro, tasso rosso, corvo nero, tasso rosso, grifondoro, fiore grifondoro, Shantili a tutte. Sì, corvo nero, così. Corvo nero per fiore, tasso rosso, Shanti. Corvo nero, tasso rosso. Serpe verde, fiore. Shanti disturbato. No, serpe verde è tipo l'unica cosa che non sono mai uscita in tutta la mia vita. No, comunque... Ah, vai. Dico, allora, tutti quanti i test che ho fatto,
Ti è uscito di tutto tranne Serpeverde? No, Serpeverde mai. Tutti sempre Grifondoro. E quindi, come dire, il cappello parlante è molto, molto chiaro al riguardo. Però, naturalmente, mi rivedo su un sacco di cose, anche in Corvo Nero e moltissime altre con Tasso Rosso. Quindi, cioè, e sono io ti sento Corvo Nero? Sì. Però no, forse i colori non sono i tuoi colori. No. Però tipo Michele è super Corvo Nero, per esempio. Lui è proprio Corvo Nero il 100%. Sì. Quindi? Quindi Grifondoro. Ok, ok. Come si fa a capire di che casa si è se c'è un test? Se ne trovano tanti. Dicono io Pottermore ufficiale, ma... sì. Pottermore mi ha sempre smistata Grifondoro. Ho fatto due volte poi. Verde su Pottermore. Ma tu hai diciamo tutte le caratteristiche positive del Serpeverde, infatti. Io da adolescente ero Corvo Nero, poi mi sono avvicinata a Grifondoro ed ero confusa tra i due, poi sono iniziata a Grifondoro. Poi ho cominciato a trarmi Serpeverde, quindi ero indecisa. Adesso mi dico, ma sai, forse in realtà sono da solo. E quindi non so, non sono arresa. Sono arresa. Io no, proud Gryffindor. Brava. Non se conosci il test MBTI, se sai qual è il tuo... No, non lo conosco. Vai a farlo e poi scrivi nei commenti del live. Va benissimo. Va bene, grazie ancora per la compagnia, grazie a voi. Grazie a te, Shanti, grazie a voi. Spero che tu stia meglio, la tua pancia come sta? Io sto un po' meglio. Bene, molto meglio, in realtà, molto molto meglio. Sì, assolutamente. Adesso andrò a rotolarmi sul divano con Michele a giocare ai videogiochi, quindi andrà ancora meglio. Sembra un ottimo piano. Bene, grazie ancora a tutti, allora. Grazie mille. A vedere il video di Fiore e il mio video sarà venerdì, quindi a presto. Bene, grazie ancora, ciao. Grazie mille.